Abbiamo perduto la capacità di stupirci per le parole. Abbiamo perduto la serietà. Abbiamo perso la certezza che quella preghiera lì sta dando risposta a quel pane che Marco sta chiedendo alla pagliuccia. A quel pane che un bambino di genitore sta aspettando ed è lì con la terra. Ad un pane che tanta gente non sono in casa la sera quando si tira sul timone. Dice a Dio, liberami dal male, non ce la faccio più. E allora vorrei chiudere con una frase. Nessuno vera sarà benissimo, ma piacciono le donne mistiche, perché sono quelle, no, che come i pastori vengono giorni, mi sto ripreso, mi rallento, no? Come i pastori migliori vanno lungo, no, i confini a portare che era una fresca, perché per lì in mezzo al capo non si mangia per gli altri. Hanno il coraggio. E si muovete, sentite cosa dice, e incazzatevi perché se non succede è che questa frase, sentite cosa scrive, non è possibile, a recitare, non è possibile, a recitare una sola volta, il Padre nostro, una sola volta, io l'avrò recitato miliardi di volte. Non è possibile da recitare una sola volta Padre nostro, via ancora, concentrando su ogni singola parola la pienezza dell'attenzione, senza che un mutamento, virgola, forse infinitesimale ma reale, non si può. Non è possibile recitare una sola volta il Padre nostro senza che un mutamento fosse infinitesimale ma reale non si produca dentro all'anima. Enrico è un ragazzo della mia parrocchia di calcio. Dopo aver pregato e meditato il Padre nostro, spinti da Papa Francesco, il giorno si presenta da me e mi dice: Don Marco, tu sai che nei 56 anni ne ho passati 38 dentro la galera. Tiraci via l'omicidio, tiraci via l'omicidio. La mia storia è la somma di tutto il codice penale. Però credo. Il reato più pesante è l'unico che la giustizia non si è accorta. Sentite come l'ha definito qui, il reato di sottrazione di paternità, cioè io non mi perdono il fatto di aver condannato il mio bambino a crescere senza un padre. Cioè Enrico, spero di non uscire mai, perché ho paura che quando esco, mio figlio mi guardi in volto e mi dica: scusi, lei chi è? Che si trovano in realtà
questa tua parola. E sappiamo che anche le nostre comunità parrocchiali sono disseminate di tante persone che vivendo l'esperienza degli arresti domiciliari e vivono situazioni simili. Portiamo questa sera nel cuore davanti al Padre. Vediamo insieme con la preghiera della comunità. Oddio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo. Yes.
come il leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistete, vi salvi nella fede. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai benedetto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia, salvaci, Signore, nel sonno, luce, il cuore.